Andrea Michelozzi, anche questo 19° Forum Europeo Digitale si è concluso. È il momento si di. Si conclude tutto nella vita, quindi. Si conclude quasi tutto nella vita. È il caso di fare una. Di tirare le somme. Ma la cosa più importante credo sia quella di essere ritornati, essere partiti, finalmente in presenza. Esatto. Cioè, credo che le persone abbiano apprezzato questo e lo si è visto anche dalla serata di gala, quando solitamente, sapendo che la mattina ricominciamo presto, hanno fatto molto tardi. C'era voglia di stare insieme, c'era voglia di condividere. Quindi questo è il tema centrale. Però dovendo guardare invece ai contenuti, alla giornata, alle due mezze giornate di lavoro, cosa possiamo a questo punto concludere? È stato tutto molto interessante, è scivolato molto bene, molto rapido. Fra l'altro eravamo molto preoccupati per il caldo di questi giorni a Lucca e ha pesato meno. Sicuramente tra i temi più interessanti quella del panel dedicato agli OTT, si è parlato anche di problemi, pubblicità, nuovi modelli, che cosa può accadere. Straordinaria penso sia stato il panel dedicato al calcio, alla Serie A, anche complice un carissimo amico come Lorenzo Dall'Ario, che è tornato a Lucca dopo tanti anni. E poi bellissimo il finale con Gina Nieri, Antonello Giacomelli. Cioè, la qualità mi sembra che sia stata veramente molto molto alta. Due o tre contenuti in particolare che ho contributi che ricordi con particolare piacere? Allora, ripeto, quello di Lorenzo Dall'Aria, anche perché è un caro collega che ho conosciuto nel 1988, quindi un po' di tempo fa, molto molto interessante. Antonio Di Stefano ieri, che per esempio parlava dell'offerta Rai, delle prossime sfide sicuramente molto interessanti, e anche Benito Maglio Mari di Sony, ha fatto un bellissimo intervento, un bellissimo speech. Ma non ci sorprendiamo, perché invitiamo sempre a Lucca qualcuno che abbia da dire qualcosa di grande qualità. A questo punto l'appuntamento sarà per? A questo punto torniamo il prossimo anno con l'edizione numero 20 e lì altro che superarci, dobbiamo fare veramente qualcosa di importante per celebrare sia i 20 anni, ma anche per, come dire, cambiare di passo e essere sicuramente più importanti, forse più autorevoli. Lo siamo da un po' di tempo, altrimenti non avremmo fatto tutta questa strada, quindi vi aspettiamo il prossimo anno. Cosa ci puoi anticipare? Stiamo parlando con associazioni molto importanti a livello europeo per portarle a Lucca e fare una sorta di mix. Speriamo di riuscirci, perché non è semplice, ma saremo determinati, avendo a disposizione tutto questo tempo per lavorare. Andrea Michelozzi per il Forum Europeo di Lucca su digitalproduction.tv.